Ciao e benvenuto o bentornato sul mio canale, io sono Giuseppe, sono un avvocato penalista ed oggi ti voglio parlare delle differenze fondamentali tra rito abbreviato e patteggiamento, che sono due riti alternativi che hanno certamente dei tratti molto simili, ma che si differenziano per degli aspetti decisamente rilevanti che vanno ad incidere in maniera importante sulla scelta che l'imputato farà. E questo perché? Perché se noi siamo sicuri di voler scegliere una di queste due strade, poi dovremo valutare i pro e i contro e alla fine la nostra scelta ricadrà su quella che riterremo sarà la strada che ci offre maggiori benefici. Sia chiaro, quindi, in questo video non troverai una risposta alla domanda se tra patteggiamento e rito abbreviato l'uno sia migliore dell'altro, anche perché nessuno dei due vince sull'altro. Perché ci sono delle situazioni in cui è preferibile patteggiare, altre in cui invece è preferibile il rito abbreviato. E allora cominciamo questa disamina delle differenze. E quando arriverai alla fine, se il video ti è piaciuto, lasciami un like e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulla pubblicazione di nuovi contenuti. La prima differenza tra patteggiamento e abbreviato riguarda la sanzione, perché uno dei vantaggi assoluti del patteggiamento riguarda la pena che il giudice applicherà. Considera che il patteggiamento è un accordo tra pubblico ministero e accusato sulla pena che dovrà essere irrogata. Questo significa che la pena la scegli tu e se su quella pena c'è anche il consenso del pubblico ministero, il giudice non se ne potrà discostare. Se per esempio tu e l'accusa vi accordate per una pena di un anno di reclusione, magari subordinata alla sospensione condizionale, quando questo accordo sarà portato davanti ad un giudice per la ratifica, il giudice non potrà dire no, vabbè, mo gli do un anno e un giorno, gli do un anno e mezzo, gli do 2 anni, assolutamente no. Se l'accordo tra le parti stabiliva un anno, il giudice dovrà dare un anno, punto e basta. Se proprio non è d'accordo, dovrà completamente rigettare la richiesta di patteggiamento, ma il giudice non si può sostituire alla volontà delle parti cristallizzata nella richiesta di patteggiamento. Nell'abbreviato, invece, questo passaggio non c'è. Il giudice deciderà autonomamente sulla base delle carte del pubblico ministero e le parti, quindi accusa e difesa, faranno delle richieste, ma sono delle richieste che possono legittimamente essere disattese dal giudice. Il PM potrebbe, per esempio, chiedere la condanna dell'imputato e il giudice legittimamente potrebbe assolverlo. Viceversa, la difesa potrebbe chiedere il minimo della pena e il giudice potrebbe dargli il massimo. Nell'abbreviato, quindi, il giudice ha un'autonomia decisionale che prescinde dalle richieste delle parti, nel patteggiamento invece no. La seconda differenza invece risiede nello sconto di pena, o meglio nella quantità dello sconto di pena. Sia abbreviato che patteggiamento si definiscono riti premiali e per premiali si intende proprio che viene dato un premio all'imputato che opta per queste due scelte processuali. E questo premio consiste nella riduzione della pena che in concreto si ritiene equa per il reato o per i reati commessi. Ma c'è una certa differenza tra abbreviato e patteggiamento a proposito della quantificazione di questo sconto, perché mentre con il patteggiamento lo sconto può arrivare fino a un terzo, per ipotesi potrebbe essere anche un quarto o un quinto, con l'abbreviato invece lo sconto è fissato per legge a un terzo, quindi non ci si può discostare da quella cifra. Faccio un esempio che secondo me semplifica un po' tutto. Per lo stesso reato la pena equa da irrogare è per esempio 3 anni. Con l'abbreviato deve essere tolto un terzo secco, quindi un anno, e il giudice quindi dovrà applicare la pena di 2 anni. Viceversa, nel patteggiamento l'accordo tra PM e imputato si potrebbe anche sostanziare ed attestare in una diminuzione meno incisiva, magari di un quarto o di un quinto, portando la pena magari non proprio a 2 anni, ma a 2 anni e 4 mesi o 2 anni e mezzo, per esempio. La terza differenza è in punto di benefici. Io te l'ho già detto che entrambi i riti di cui stiamo parlando sono definiti riti premiali, però devo dire che sicuramente il patteggiamento ha maggiori vantaggi, o meglio, maggiori benefici rispetto all'abbreviato, e le ragioni di questa differenza le vedremo soprattutto nel punto numero 5, ma qui voglio evidenziarti come, per esempio, nel patteggiamento ordinario, cioè quello in cui la pena che si sceglie da applicare non è superiore a 2 anni, c'è l'ulteriore beneficio della estinzione del reato. Preciso meglio, se dopo la condanna applicata con il patteggiamento non commetti un altro reato della stessa indole nel termine di 5 anni se si tratta di un delitto o di 2 anni se si tratta di una contravvenzione, il reato per il quale hai patteggiato la pena si estingue, si cancella e si estinguono al pari anche tutti gli effetti negativi e pregiudizievoli della condanna. E questo è senz'altro un vantaggio importante del quale però non beneficia chi sceglie l'abbreviato.
Quarta differenza è quella sui limiti all'accesso a questi riti alternativi, perché non tutti possono scegliere di patteggiare la pena e non tutti possono scegliere di fare il rito abbreviato. La legge infatti ha previsto dei limiti oggettivi a proposito della scelta di questi due riti e devo dire che sicuramente i limiti più incisivi, più stringenti, riguardano il patteggiamento. Detto in maniera molto pratica, quanto al patteggiamento, è preclusa questa strada quando la pena che dovrà essere irrogata è superiore a 5 anni. Ci sono quindi taluni reati che in linea stretta non possono mai essere patteggiati, altri che addirittura per poter chiedere il patteggiamento richiedono delle azioni da parte dell'imputato. Immagina alcuni tipi di reati finanziari in relazione a quali per poter accedere al patteggiamento devi necessariamente pagare le imposte che sono state evase. In assenza di questo pagamento non potrai scegliere il patteggiamento. In tutti questi casi, laddove tu non sia riuscito ad accedere al patteggiamento ma comunque non ti voglia sottoporre alla strada dibattimentale, lo sguardo potrà essere rivolto verso il rito abbreviato, e non a caso infatti nell'abbreviato i limiti sono molto più elastici, anzi devo dire che fino al 2019 questi limiti neppure esistevano, ma sono stati introdotti successivamente rispetto ai soli delitti puniti in astratto con l'ergastolo. Infatti la scelta del rito abbreviato non può mai essere negata all'imputato in nessun caso, a meno che però il reato che viene contestato prevede in astratto la pena dell'ergastolo. E così per esempio chi ha commesso un omicidio aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 576 o 577 del codice penale non potrà chiedere il rito abbreviato. Però al di là di questa preclusione, in tutti gli altri casi è consentita la strada del rito abbreviato. La quinta differenza attiene alle valutazioni che dovrà fare il giudice. Noi abbiamo visto prima che il patteggiamento ha sicuramente più benefici rispetto all'abbreviato, ma c'è un vantaggio a mio avviso assoluto che non è trascurabile e che è tutto a favore dell'abbreviato. Con il patteggiamento infatti l'esito della valutazione del giudice sarà solo e sempre una sentenza di condanna, una condanna che peraltro hai scelto tu, e quindi il giudice non dovrà fare altro che applicare quella pena senza compiere altri ragionamenti. Infatti salvo sporadici e rarissimi casi in cui magari né il difensore né il pubblico ministero si siano accorti di situazioni paradossali, per esempio che manca una condizione di procedibilità o la presenza di cause istintive del reato, il giudice definirà il processo con una sentenza di condanna. Viceversa, con l'abbreviato il giudice dovrà verificare se l'accusa è fondata e quindi se dagli atti non emergono profili di responsabilità dovrà assolvere l'imputato. Tu scegliendo l'abbreviato non andrai dal giudice a dire ok, sono colpevole, applicami la pena. No, gli dirai semplicemente: guarda, il PM mi sta contestando questo reato, io non voglio fare il dibattimento. Tu decidi direttamente sulle carte che sono contenute nel fascicolo della procura, ma verifica anche se io sono innocente. Sesta differenza attiene al momento in cui si può chiedere il patteggiamento e il rito abbreviato. Il patteggiamento in effetti lo si può richiedere già nella fase delle indagini preliminari, cioè in una fase praticamente embrionale del procedimento penale, quando l'accusa non si è neppure ancora formalizzata e siamo davanti soltanto ad una ipotesi di reato tutt'altro che cristallizzata. In generale io credo sia sempre preferibile attendere quantomeno che il PM ci metta a disposizione gli atti del fascicolo prima di prendere una qualsiasi decisione, e noi lo sappiamo che durante le indagini preliminari e fino al 415 bis noi generalmente non potremo avere contezza degli atti. Però per esempio ci sono delle situazioni in cui magari potrebbe essere, ecco, un'opportunità a chiedere il patteggiamento prima ancora che il PM si convinca sul da farsi. Ecco, magari non vuoi rimanere lì con l'ansia della pendenza di un procedimento penale a tuo carico e allora dirai: vabbè, tagliamo la testa al toro, prendiamoci questa condanna e ripartiamo da capo. Ecco, probabilmente in una situazione del genere il mio compito sarebbe molto molto arduo, cioè quello di far capire al mio assistito di stare calmo, di attendere quantomeno l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per avere cognizione degli atti sui quali si fonda l'accusa e solo dopo prendere una eventuale decisione come quella del patteggiamento. Con il rito abbreviato invece noi questo problema non ce lo poniamo proprio, perché si può scegliere di farlo solo quando il pubblico ministero avrà esercitato l'azione penale, quindi con la fase delle indagini preliminari già abbondantemente superata.
Settima e ultima differenza attiene all'appello, alla fase dell'appello. Una differenza di sostanza tra abbreviato e patteggiamento risiede proprio nella possibilità di impugnare la sentenza di condanna. Tu considera infatti che con il patteggiamento la pena la stai scegliendo tu in accordo col pubblico ministero e il giudice non farà altro che ratificare un accordo che tu hai fatto con l'ufficio di procura. E allora si suppone che tu non abbia la necessità di far riesaminare alla Corte d'appello la decisione del giudice sul merito della vicenda, perché quelle valutazioni sono superate dall'accordo che regge la sentenza. Ed è per questo motivo che è preclusa in assoluto la strada dell'appello per chi patteggia la pena su un reato. Invece con l'abbreviato questa preclusione non c'è. Se per esempio il giudice dovesse pervenire ad una sentenza di condanna, potrai dolerti di quella decisione proponendo legittimamente un atto d'appello che la Corte dovrà valutare, e in astratto, se l'atto d'appello dovesse essere fondato, potrebbe addirittura assolverti o quantomeno diminuirti la pena. Tirando le somme, quindi, abbiamo visto che in termini di differenze tra abbreviato e patteggiamento ci sono degli elementi di vantaggio sia dall'una che dall'altra parte. In definitiva, perciò, la scelta che in concreto dovrai fare sarà basata su ragioni di opportunità. Sceglierai il patteggiamento o l'abbreviato in base alle valutazioni che farai leggendo le carte del pubblico ministero, valutando cioè concretamente anche le possibilità di assoluzione che ci sono. E ora che sei arrivato al termine di questo video, lasciami un like e iscriviti al canale attivando la campanella, così da essere sempre aggiornato quando pubblicherò nuovi contenuti. È il diritto penale. Che stai?